Buongiorno, oggi mi trovo davanti all'ingresso del porto perché ti porto all'ingresso del porto a vedere una cosa molto molto interessante. Vieni con me. Passati i controlli, perché comunque anche quando si passa a piedi devi lasciare un documento, entriamo e vediamo subito di arrivare alle barchette, così ti faccio capire perché sono qua dentro. Ne approfitto sempre per ricordarti, se non lo hai già fatto, di iscriverti al canale YouTube, di attivare la campanellina per i contenuti e se i video che ti metto ti piacciono, fai un bel like col pollice all'insù. Grazie, perché stiamo veramente raggiungendo un numero importante su questa piattaforma alla quale io sono affezionato, perché mi ha fatto compagnia per ben un anno intero, il primo anno qua in Albania. Grazie ancora. Ora vedrò di farvi spiegare che cosa sta succedendo. Sono bambini disabili, dei pirati, e ti faccio vedere qual è l'associazione. Associazione Volontariato di Caprioti. Si firma. E questo invece è ovviamente Skanderbeg. Associazione Volontariato di Caprioti. Nessuno può fare tutto, ma tutti possono fare qualcosa. È arrivato un altro pulmino e utilizzeranno queste due barche a vela, e ti faccio spiegare da una persona che ti sa spiegare perfettamente cosa faranno oggi e chi sono. Ora Andrea Rubino vi spiegherà perché stanno facendo questa cosa. Parlerà lui e io smetto di parlare. Presentati di nuovo. Ok, ciao, sono Andrea Rubino, sono un socio della Naplero Solus, un'associazione di Brindisi, una cooperativa di Brindisi, cooperativa sociale di Brindisi. E noi abbiamo dal 2003 questa organizzazione che si occupa di clown e clownterapia, archeologia subacquea, ma poi pian piano abbiamo acquisito altre competenze e altri volontari e soci, e abbiamo cominciato a fare anche arti marziali, tai chi, ginnastica dolce, a dare e distribuire pacchi alimentari. Adesso abbiamo anche associazioni come la NASA, ma non è la NASA vera e propria, che si occupa di istruire i bambini sull'astronomia e tutto il resto. Dal 2010 abbiamo creato questa missione Terabithia, che si ispira al film Un ponte per Terabithia, proprio perché nel film due bambini riescono a creare un mondo immaginario oltre un ponte. Faccio vedere una cosa, che nel frattempo che tu fai l'intervista arrivano loro. Noi non siamo seri. Okay. E infatti proprio nel 2010 io insegnavo clown terapia a Imperia e ho partecipato a un progetto dove c'era scritto: chi aiuta il proprio amico, il proprio vicino, non avrà mai bisogno di aiuto. E così, essendo originario di Brindisi, ho detto il posto più vicino a Brindisi è Valona, creiamo questa missione Terabithia. 16 clown da tutta Italia, clown di corsi, clown terapeuti, certo, sì. E sono entrati in ospedale. Il primo giorno c'era il primario che ci diceva: questo non è un circo, è un ospedale. Io ho detto: guarda, siamo venuti dall'Italia, siamo in 16, facci fare 20 minuti, dopodiché ce ne andiamo. Questo primario aveva studiato in America, non aveva mai sentito parlare di clown terapia, però dopo 20 minuti che ci ha visto là dentro, ha detto: ragazzi, era il patto era questo, 20 minuti e poi ce ne andiamo. Questo ci ha fermato e ha detto: no, fermi. Voi tornate oggi pomeriggio, domani mattina, dopodomani. Siamo stati in ospedale una settimana. Il primario oggi abbiamo scoperto. Aspetta. No, ma va. Primario oggi abbiamo scoperto che è diventato il presidente dell'Ordine dei Medici Albanesi. Quindi no, era un luminare allora, ci ha visto lungo. E noi dal 2010 torniamo qui. E perché continuiamo? Beh, perché noi dobbiamo aiutare il nostro amico, dobbiamo portare amore. Beh, io in quell'occasione lì ho conosciuto mia moglie, è nato un mio bambino che adesso sta facendo il pirata da qualche parte, c'ha 4 anni. C'è da una cosa meravigliosa a 3 cose meravigliose. Esatto, io ho dato amore, invece ne ho ricevuto molto di più, e questo è proprio il volontariato, quello che fa, no? E qua alla fine siamo tutti quanti qui volontari, gratis, tutte le nostre ferie le spendiamo per fare questo. Bello. E l'anno scorso avevamo 50 persone, 4 barche a vela. E adesso che cosa faremo? Oggi abbiamo i bambini con bisogni speciali di Valona, domattina saremo in pediatria a Valona, però vestiti da clown terapeuti, non più da pirati. E nel pomeriggio avremo i bambini orfanotrofi a Valona a bordo delle nostre barche, che già l'anno scorso, sia questo gruppo che quello là dei disabili di Valona, sono andati in giro nella baia di Valona a fare i pirati, perché alla fine gli abbiamo creato la loro spada con i palloncini, e quindi adesso sono pirati come noi e si divertiranno.
Poi sarà la volta di Saranda, il 29 andremo a Saranda, le barche a vela viaggeranno durante la notte proprio per essere il 10 mattina e avremo la mattina una casa famiglia di Saranda con 35 bambini, nel pomeriggio l'orfanotrofio di Saranda con altri 25 bambini e anche questi faranno il loro giro alla baia di Saranda in barca a vela. Eccezionale. Persone come lui, se ce ne fossero di più staremmo tutti meglio, quindi adesso ti ringrazio. Grazie a te per essere venuto finalmente, finalmente ti conosco di persona, sai, uno dei tuoi follower. Dai, pallone piccolo, allora ti incontro. Arrivo qui e ti incontro. E c'è qualcosa là sopra che sì, ci aiuta. Sì. Ci aiuta. Ragazzi, quando volete venire, l'associazione la potete trovare su Facebook. Comunque la indico, però dilla. Ok, Now Clairos Onlus, la trovate, società cooperativa sociale da Clairos Onlus. Però se volete venire a fare i volontari, darci una mano, avete una barca a vela, volete fare i pirati, i clown, noi ci siamo. Bellissimo. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. A telecamera spenta ci sono state altre cose, momenti particolari e si è dimenticato di dire una cosa, Andrea. Che abbiamo fatto una raccolta fondi con vari eventi e l'obiettivo è quello di ristrutturare i bagni dell'orfanotrofio di Saranda. Se ci volete aiutare vi incolleremo poi il link per darci una mano. Ci manca davvero poco, ragazzi, ci manca davvero poco. Penso che possiate aiutarci anche voi a raggiungere questo piccolo obiettivo per migliorare la vita quotidiana dei bambini dell'orfanotrofio di Saranda. Grazie. Che hanno bisogno. Grazie ancora.